Buonasera, siamo qui nella quiete dell'Avian Soccer Stadium. Questa sera si riaffronteranno i ragazzi dei Capros contro la C Wimbledon di Carlo Buca. Quindi ora partiamo con le tre formazioni con Salatiello che scodella per Di Maria. In ogni caso ritorna Parlato tra i pali. A destra ci sarà Luccaro, centrale c'è lì. Lo vediamo ora che mettiamo a fuoco. Capitan Di Maria. Sabatino, c'è Di Maria, poi c'è Borrelli. Poi il numero 87, il cui vero cognome è Anatrella, quest'oggi lo chiameremo Smell. C'è qui Paolo Paloni, ricordiamo che non c'è Bomber Giannini, l'Higuain del torneo, perché ha cominciato ha ripreso la carriera da calciatore al Messina, quindi un grande bocca al lupo a Giannini, mentre di qui ci sono i ragazzi del SID con Budino e Bergaldi che completeranno il reparto offensivo. Schioppa dal San Rocco ad arbitrare, c'è Marc Cafiero a dare una mano appunto in fase offensiva, a destra c'è la Iena Palladino, centrale difensivo il solito Poschito. A sinistra c'è Nicola Dogana, a porta c'è lui, il SID. Ricordiamo che il Wimbledon è ufficialmente qualificato alla Champions League. In caso, soltanto nel caso in cui? No, se quelli perdono a tavolino. Soltanto nel caso in cui giustamente l'Arganzuela perde a tavolino. No, no, non hai capito. Non ho capito allora. L'Arganzuela ha battuto i Galacticos. Arganzuela batte Galacticos per 8-2. Partita precedente. Debito con la struttura lì. Giustamente, se non risaneranno il debito con la struttura, l'Arganzuela fuori per motivi economici. Parte dalla panchina Paolone, il metronomo, il motore del centrocampo dei Capros. Parte la partita con Bergaldi subito, che illumina con il suo sinistro. E subito il portiere dei Capros a mettere una pezza, perché è ritornato il portierone dei Capros. Bassa. E ora Cuccaro che guadagna, rimessa dal fondo, giocata subito la palla per la Iena, che in via centrale per Cafiero gioca, poi Cafiero lascia a Bergaldi, attenzione a Bergaldi, palla che non può arrivare in porta perché tocca la rete di contenimento del campo, quindi laterale per i Capros. Partita che è cominciata da meno di un minuto, squadre ancora devono realizzare di giocare realmente la partita a pallone. Poi Palladino subisce fallo da parte di Salatiello. Quindi punizione dalla metà campo dell'AC Wimbledon. C'è Cuccaro alle spalle, attenzione al SID che ci abbatta, poi la palla per Bergaldi, palla sul cistro, ancora Bergaldi, poi Luccaro, palla che è uscita forse, poi Budino, poi Luccaro mette fuori, laterale per la squadra del SID che subito mette in chiaro le cose. Sono loro a voler fare la partita nonostante la già ufficiale qualificazione alla Champions del Sbordone League X Edition. La Dogana dentro per Budino, Luccaro fa buona guardia, poi di nuovo Luccaro mette palla a terra, va via troppo veloce, finisce il campo, quindi di nuovo la Dogana con le mani per El Cid. Smell in pressione, Palladino si stacca Cafiero dalla marcatura, poi Cafiero prova all'1-2 con Bergaldi, palla recuperata poi da Pusca, laterale per i Capros. Falli posizionare tutti. Ricordiamo poi che i Capros ritrovano il portierone Parlato, seguito di un fortunio Parlato, giusto? Fortunio di Parlato che l'ha portato via dal calcio giocato per un po'. Uno che esce. Attenzione a Bergaldi, Sabatino, la muraglia ancora. Tenta il destro, Sabatino. Va bene. Cuccaro con pochi problemi. Ingloba il pallone, quindi ora la Dogana alza la testa, prova a giocarla per Cuccaro. Ancora Cuccaro. Bergaldi. Palla buona per Cafiero che gioca con un copricapo da prete. Ancora Cafiero combatte, poi Palladino si combatte, c'è Sabatino.
Di Maria. Attenzione. Borrelli in aria, Borrelli, palla al centro, la dogana, scodella bene per Budino che ritrova palla dopo un assist al bacio di Bergaldi. Ora Posca, poi Borrelli controlla con la mano, quindi punizione a due da posizione praticamente impossibile. Quindi andrà il nostro Bergaldi, ricordiamo che punizione a due, Bergaldi tenta il sinistro, palla che arriva sul fondo, quindi riprenderà con i piedi Sabatino, anzi no, ha ripreso Parlato, scodellando subito per Sabatino. Parla a Luccaro, campo di campo, poi la gioca, Bergaldi intercetta, parte Bergaldi, attenzione a lui, Bergaldi, ancora Bergaldi, palla deviata e calcio d'angolo, anzi no, è fondo. Vincenzo, vai giù, calcio. Qui Palladino su Salatiello, ora Luccaro con le mani, che ha una brutta maglietta Luccaro, quella della Roma. Vediamo che non sono permessi giocatori in mezzo, che tifano in mezzo. La lupa bastarda su questo campo. Oh, schioppa, quanto siamo? Quindi Luccaro si confessa, dice che non è sua, è stata prestata la maglia, a fine partita la bruceremo. Andrà ora Cuccaro con le mani. La dogana ora, laterale, è arrivata intanto alla muraglia Righi con un po' di ritardo. Ora Cuccaro lancia rasoterra, Palladino accelera un po' l'inserimento, poi c'è Borrelli. Borrelli cerca il movimento dei suoi, c'è Salatiello che subisce qualche calcio da Palladino, ancora Salatiello prova a cambiare tutto, Di Maria centrale, perde il controllo, attenzione a Budino che non sembra essere in forma, poi Bergaldi lascia giocare il direttore di gara, ancora Bergaldi, palla sul sinistro, ottimo il riferimento di Di Maria, poi Palladino recupera, ancora Palladino, va fuori Ismael, poi attenzione a Borrelli che abbatte Cafiero, quindi c'è fallo dalla tre quarti. Attenzione che c'è sul pallone ormai uno specialista, El Cid, ricordiamo l'Eurogol della settimana scorsa, diritto all'incrocio dalla sua area, detiene il detiene il titolo di portiere con più gol. Attenzione a Cuccaro, parte lui a giro, Parlato, rientra la grande, il portiere dei Capros, smanaccia con la mano destra in angolo, poi Cafiero anticipa Budino, è uno schema, 1-0, AC Wimbledon in vantaggio, ma come attacca la profondità Budino, ormai manco Dzeko, 1-0. Ora parte Salatiello, poi Cuccaro non benissimo in angolo, concede un angolo decisamente evitabile El Cid. Ora lo stesso Salatiello, palla Di Maria, rimette subito le cose a posto Di Maria, assistito da Salatiello, 1-1 Capros. Intanto possiamo riprendere il gioco con Budino che gioca vicino per Bergaldi, intanto è uscito Borrelli, lo sfascia tibie, è entrato invece Paoloni, si aspetta l'ok dalla muraglia Righi per subentrare al posto probabilmente di Posca. Ora Luccaro, buona la palla per Smell, poi Paoloni, il sinistro, palla che sibila vicino al palo sinistro della porta difesa dal Sid, che riprenderà subito toccando corto per la dogana, alza la testa, prova a lanciare, non ci sono movimenti, infatti Luccaro deve controllare, sono stati fuoriuscire del pallone sull'attacco di Azzetta. Sabatino alla grande per Luccaro, ancora Luccaro, va via Bergaldi, non alla fine, no, poi Bergaldi incrocia il Remida, eccolo qui sinistro di buca d'angolo, 2-1. Ed ora sono problemi per tutti, è entrata la muraglia Righi al posto di Buddha. Vediamo Righi cosa, come guadagnerà posizione in campo, in tre non è possibile. Vediamo Righi in posizione offensiva a quanto pare,
Giocherà infatti in attacco al posto di Buddha. Non l'abbiamo mai visto giocare in proiezione offensiva. Attenzione a la Iena, che ha giocato per Cafiero, guadagna rimessa laterale. Ora la formazione di AC Wimbledon lascia palla alla Iena. Cafiero, ora Sabatino al di testa, poi Palladino, ancora Paoloni mette fuori, quindi di nuovo in fase offensiva, palla dentro per ancora per Righi, cercato tantissimo dai suoi compagni, già due le palle destinate a lui. Bergaldi di testa, la palla è buona per la Iena. Paoloni fa buona guardia su di lui. E ancora Paoloni, riparte lui, sombrero di tacco sulla Iena. Ancora Paoloni, allarga bene per Luccaro. Zona tiro, difetta il controllo, palla buona per Smell. Sul destro, sbaglia tutto però. Ora Cuccaro, riparte lui al Sid. Lancia lungo, nessuno, quindi fondo. Sabatino centrale per Di Maria. Vediamo Angel, ancora Di Maria, carica il destro, Cuccaro si allunga, palla e fallo laterale, andrà direttamente Salatiello, stranamente, è uno specialista, è buona la palla, cambio però con Traldi, sbagliata qui la palla di Cuccaro, c'ha la maglia della Roma, non è il primo sbaglio. In ogni caso quindi con Traldi ribatterà il signor Ladogana qui con le mani, andrà a lungo a cercare Andrea Righi. Controllo, poi buona la giocata per Bergaldi che gioca in mezzo, poi Sabatino come può, attenzione a Cafiero che si coordina molto male, palla quasi in fallo laterale, quindi fondo parlato ora con i piedi, giocherà vicino per Sabatino, leader difensivo. Ancora Sabatino, Righi di testa, ha giocato per Cafiero, ancora Sabatino, poi Paoloni, contrastato dalla Iena, andrà ancora Paoloni con le mani a cercare forse il movimento di Smell che si accentra, poi Salatiello fa scorrere, palla buona per Di Maria che conquista un fallo laterale, anzi no, è angolo, il portiere, l'arbitro dice che è angolo. Salatiello a giro, quindi di nuovo la dogana con le mani. La laterale battuta con Cuccaro che gioca per la Iena, che si inventa un tacco per Bergaldi, poi Bergaldi ancora Sabatino alla grande con Di Maria che dopo un contrasto perde il possesso, guadagna però rimessa laterale. C'è qui Borrelli che guida la squadra dopo la sua sostituzione. Attenzione a Di Maria, prova a coordinarsi, corpo troppo lontano dalla palla, quindi palla alle stelle. Cuccaro chiama lo schema, palla avanti a Righi che di testa prova, ci ha provato la muraglia che a quanto pare anche qualità offensive, provato di nuca, d'astuzia. Paoloni, poi Posca di sedere, ancora la squadra De Gabros che con un po' di difficoltà perde palla, palla per Righi. Sabatino poi chiede l'intervento del portierone parlato che gioca subito per Salatiello, gioca bene per Luccaro che alza un po' troppo la mira, palla in cielo, ora la dogana. Sabatino alla grande in anticipo, ancora Smell che gioca centrale per Salatiello. Salatiello ruleta su Bergaldi, si è acceso Salatiello anche, quindi Sabatino controllo difettoso, ancora per Luccaro. Luccaro centrale per Smell, attenzione a Cafiero, troppo lento sul pallone però. Attenzione a Di Maria, zona tiro, palla per Salatiello sul sinistro, poi difetta il controllo. Attenzione che la palla è arrivata a Righi. Si oppone. Parlato Sabatino, dentro la palla per Di Maria, poi Smell controlla troppo male perché la palla era arretrata. Attenzione a Righi, in mezzo a due c'è Luccaro che aggira il pressing, ancora Luccaro, poi Palladino, ancora Salatiello, tiene botta su due di loro, poi allarga di esterno Paoloni, non benissimo con Palladino che mette palla fuori in estirata, ancora Paoloni,
con le mani si muovono in tre. Vediamo chi servirà. Servirà probabilmente Di Maria, infatti è lui il destinatario del passaggio con Cafiro che lancia ancora avanti. Poi Sabatino ha provato una conclusione alla Van Basten. Palla che arriva direttamente sul fondo, c'è il cambio, ora esce Marsh Cafiero, entra Budino, entra Borrelli, esce Luccaro. Vediamo come si disporrà la squadra dei Gavros, perché per la formazione del Sid non cambia niente, giocatore offensivo per giocatore offensivo. Mentre per quanto riguarda la formazione dei Gavros, spostato Di Maria, quindi retrocesso, attenzione, qui ha segnato Righi. Ma che buco difensivo di Sabatino, si fa sorprendere dal rimbalzo sbagliato e la muraglia non sbaglia. Dicevamo, in ogni caso c'è Luccaro che è uscito, quindi a destra prende il suo posto Di Maria, invece Borrelli a sinistra e quindi Paoloni a centrocampo assieme a Salatiello. Smella avanti, si è fatto male Palladino. In ogni caso 3-1 per la squadra del Sid. Egemonia del Sid. C'è Salatiello col destro, palla rimpallata, andrà quindi Borrelli, palla per Sabatino, buona poi la palla di pallone per Salatiello che sbaglia il controllo, quindi Bergaldi rinviene su di lui, intanto Bergaldi è ritornato sulla destra. Palla ora ancora verso Salatiello che gioca di testa, attenzione a Paoloni, zona tiro, poi la Dogana fa buona guardia su di lui, ritorna, poi tacco, va via la Dogana, dentro la palla per Budino, Budino spara alto, ma che numero di la Dogana, si è digievoluto in Gulam. Attenzione ora Borrelli, ancora Borrelli, dopo uno scambio con Sabatino, con Salatiello perde palla. Poi Paoloni, mezzo a tre, va via, si propone ancora Borrelli, poi Paoloni ancora sulla Dogana, Smell, Paoloni in area di rigore, Paoloni! E poi ancora Smell, palla sul fondo, subisce molto poco la squadra del Sid, è rientrato la Iena, esce di nuovo quindi Cafiero. Palladino, lancia lungo per Buddha che gioca bene, però rinviene Smell, attenzione, ha parlato, c'è l'attacco di Righi, Posca di coscia, attenzione, Budino ancora, gioca per Righi, il problema è che Budino si era accentrato, voleva un 1-2 con Righi e si è accentrato anche a sua volta, il problema è che il pallone era diretto verso l'esterno, quindi ora Sabati. La palla è diretto per me, io non gioco, palla a Bergaldi che di ginocchio serve Budino, ottimo il rinvenimento di Sabatino, attenzione a Budino, palla per Righi, attenzione a Righi, da fermo ha provato il destro, fendente che si è battuto sulla coscia di Sabati Borrelli, poi la Iena, palla lunga per Budino che difende, poi Budino ancora, sarà calcio d'angolo. Andrà Bergaldi, ora Bergaldi col sinistro, cerca Budino che gira subito, fondo, parlato, Budino di petto, serve Bergaldi, palla Righi, pensa più alla potenza che alla precisione questa volta il bomber dell'AC Wimbledon, laterale bianca, l'arbitro perde un po' di pazienza. Ora Borrelli con le mani a cercare probabilmente Smell, anzi no, Salatiello ancora, che è sempre marcato da almeno due ragazzi del Sid, uno avanti e uno dietro. Ora ancora Borrelli con le mani, Budino ancora, svetta, poi la Dogana ancora, palla di nuovo alla Dogana perché c'è fallo commesso sullo stesso. Quindi andrà ora il Sid, attenzione lì, è zona Cuccaro. Può tentare direttamente a porta, parte il Sid, lancio lungo, troppo morbido, troppo lento, ma troppo impreciso, tanto è vero che è parlato, ora riprende con i piedi, quindi fondo, palla a Sabatino, si ricomincia subito,
centrale il dettame, per Paloni, 1-2 richiesto, ricevuto, ancora Paloni, le finte, Palone, ancora! Cuccaro l'ha tolta dall'incrocio! Mamma mia che parata! Mamma mia che parata, ma un sinistro di Paloni fantastico, poi c'è Righi, ancora Righi! Sbatte fuori il pallone, occasione del 4-1, ma l'occasione fantastica è stata quella di Pallone che dopo 3-4 finte sulla dogana, ubriaca lo stesso la dogana, mette palla all'incrocio, ma c'è un nano tarato a porta che non permette niente, era palla destinata all'incrocio, probabilmente uno dei gol più belli di questa settimana. Cuccaro l'ha trasformata nella parata più bella settimana. Ora la dogana, gioca al centro per Righi, palla alta, quindi fondo. Palla di Maria, ancora lui, Bergaldi mette palla fuori, c'è ora Di Maria, palla per Smell, però c'è Posca, poi sa, no, poi Borrelli, poi Paloni, ancora Palone, che non si sa se è destro o sinistro, ma gioca bene con tutti e due i piedi. Attenzione a Bergaldi, break offensivo di Bergaldi con Borrelli, poi attenzione alla deviazione ancora di Sabatino, Posca rinviene, palla per la dogana, si allarga la dogana, campo di campo, marcia ancora lui, palla centrale, sbaglia tutto, è fuori posizione la dogana, attenzione a Palone, ancora Paloni, Paloni, tunnel di là sulla dogana, palla che esce fuori, è laterale per la C Wimbledon che consolida il vantaggio, soprattutto a posizione di predominio assoluto, quello dei, della squadra frutto della fusione di Wimbledon e AC Picchia. Attenzione a Salatiello che spara altissimo, Righi che carica i suoi nonostante situazione di vantaggio, giusto così, quindi Palladino gioca per Righi, poi Sabatino lancia a lungo, poche idee oggi per la squadra dei Capros che non ci hanno abituato solitamente a questo tipo di azioni con lanci lunghi, o meglio nelle scorse uscite quando qualcuno doveva guadagnarsi il lancio lungo era proprio il nostro Giannini. Intanto Bergaldi aveva disegnato l'arcobaleno di magie che tanto desideriamo su questo campo, sinistro al lato di poco alla porta di Parlato, intanto è uscito Angel Di Maria, è entrato Luccaro che ha guadagnato la sua posizione originaria, ovvero quella di terzino destro. Dicevamo prima c'era Giannini a recuperare le palle lanciate, diciamo lo schema tipico dei Capros. Quest'oggi ovviamente Giannini non c'è, c'è Smell. Attenzione ora Borrelli, Luccaro, Cuccaro poi ci mette tutti e due i piedi. Infatti, come abbiamo detto prima, i lanci lunghi non sono il loro forte. Invece quest'oggi quando gioca palla a terra la squadra dei Capros gioca un bel calcio. Attenzione a Righi, mette palla fuori e quindi fa respirare un poco i suoi. Sabatino alza la testa, porta un po' palla, poi deve scaricarla necessariamente, non c'è movimento dei suoi. Poi Salatiello, scodella per Paloni, falso 9 praticamente, poi Salatiello alla grande, Bergaldi, attenzione a Paloni, in mezzo a 2, palla sul sinistro, Posca, attenzione 2 contro 1, Budino, c'è cioè si è proposto anche Posca, poi Luccaro, poi Salatiello, guadagna un tempo su Cafiero, anche su Bergaldi, Salatiello di petto, Paloni, palla fuori, si è accesa la partita. Cuccaro lancia lungo a cercare Righi che di petto gioca bene per un centrocampista che non c'è, quindi ora Salatiello, ancora lui, allarga bene, attenzione a Bergaldi, Luccaro gli guadagna il possesso del pallone per un secondo perché Bergaldi recupera, poi Budino, poi di nuovo Sabatino, ma che difensore Sabatino, fatta eccezione per quella macchia sul gol di Andrea Righi. Sabatino ha condotto fino ad ora un campionato veramente esemplare, sempre in tempo su tutte le uscite, ma soprattutto sempre pulito, pochi cartellini per lui.
Tighi di petto di nuovo per Buddino. Stanno sfruttando molto i ragazzi del SID la prestanza fisica del bomber Righi, che gioca sempre di spalle alla porta, appoggiandola molto volentieri ad uno scarico magari di Buddino, che è quello che gioca più vicino al bomber. Attenzione ora, c'è Palladino con le mani, andrà a lungo, palla per Buddino, prova a difendere Buddino, ancora poi di testa, palla fuori, Sabatino fa guadagnare rimessa laterale alla squadra del SID. Ora ancora Righi di testa, ha parlato non benissimo, palla fuori, c'è laterale per la squadra dell'AC Wimbledon con Bergaldi, poi c'è il terzino sinistro, palla per Buddino che prova a giocarla dal fondo, sarà calcio d'angolo. Righi si era proposto ancora, attenzione, palla per Bergaldi, ha fatto un tiro cross, finisce il primo tempo, situazione di vantaggio per la squadra del SID, 3-1, ma bella partita. Siamo pronti per riprendere il secondo tempo della C Wimbledon con qui Dario Di Maio, l'uomo simbolo, ex giocatore possiamo dirlo, oppure giocatore non è stato convocato, capitato quest'oggi, tanto parla di che finisce sul fondo, sono un po' affannato perché ho scambiato un po' con tanta qualità con il direttore di gara, c'è qui la dogana che parte dalla panchina, di nuovo Di Maio qui, palla lunga, attenzione a Borrelli, poi Sabatino, aspetta l'arrivo di Luccaro che gioca centrale per Smell, palla troppo lunga, buono il suggerimento di Palladino con Cafiero che si era proposto, poi Posca con calma, però troppa calma, non gliel'ha chiamato questa volta Cuccaro, l'arrivo di Smell, Cuccaro lancia lungo a cercare Righi che ancora di testa per poco non spizza. Attenzione Sabatino, palla per nessuno praticamente, attenzione a Buddha che gioca per Righi, c'è Sabatino però che fa buona guardia, Borrelli ora si è fatto male, Borrelli attenzione a Bergaldi che lancia lungo Righi, ottimo suggerimento, Righi d'esterno mette fuori ma Bergaldi ha illuminato ancora la manovra offensiva dell'AC Wimbledon, il mio giocatore preferito, c'è Borrelli ancora, poi Cafiero, attenzione a Buddino che prova a rinvenire, palla che è uscita ora, laterale per l'AC Wimbledon, andrà poi Palladino con le mani a cercare Andrea Righi, Sabatino mette fuori, Posca ancora, poi Smell, palla dentro per Paolone che tiene botta, Bergaldi recupera, ancora Paolone, ancora, poi bolla diagonale di Palladino e poi Luccaro mette palla fuori. Attenzione a Luccaro, schioppa, mette palla vicino per Di Maria che fa il sombrero fantastico a Bergaldi, c'è fallo forse di Cafiero, l'arbitro non fischia, non vede, e ora di petto ancora Righi, Palladino, non vediamo perché c'è l'arbitro davanti, ora Smell, palla troppo corta, attenzione a Buddino, va fuori Di Maria, ancora Buddino steso, non c'è fallo dice l'arbitro, non reclama anche Buddino, ora Luccaro lancia a lungo, poi Sabatino di tacco Di Maria, attenzione a Paloni, ma Bergaldi ancora subisce fallo, palla dentro, Borrelli ottimo il suo recupero, palla che finisce sulla rete di contenimento, quindi fallo laterale per la squadra dei Capros con Borrelli che andrà con le mani vittima di un brutto fallo da parte di Palladino. Ora spizza di testa quel tanto che basta Cafiero per allungarla al SID che ora lancerà probabilmente lungo per il bomberone Righi. Infatti sì, Righi prende posizione, mette giù in gran stile Righi per Bergaldi, ancora Bergaldi, tenta il sinistro, palla controllata da Parlato, esce Bergaldi, entra la dogana, quindi assetto un po' più difensivo per la squadra del SID, mentre per
I Gabros meno centimetri, ma più qualità. È entrato Salatiello. È uscito Smell. Sabatino, centrale per Pallone che ha un po' di campo. A Luca la falcata di Maria. Palla centrale, c'è Palladino ancora con una diagonale difensiva perfetta. Attenzione alla squadra dei Gabros con Palladino che ha giocato ancora molto bene. Buona l'azione personale di Budino, ha chiesto palla Righi, ritorna lo stesso Righi, pallone, attenzione al contropiede, palla per Salatiello, Salatiello a scodella per Luccaro che non trova l'impatto col pallone, sarebbe stato un gol fantastico. Attenzione ora alla dogana, a Luca la falcata, la dogana chiede l'1-2 con Righi che difetta il controllo, quindi ora palla tra le mani di Maria con Palloni che controlla. Marcato da Cafiero, di nuovo di Maria, palla buona per Salatiello, poi palla che carambola sullo stesso Paloni che è andato a proporsi, quindi la dogana ora, c'è Righi, di prima gioca una palla geniale per Budda, Budda si è anticipato poi dalla difesa dei Capros, ora Budda, ancora palla per l'AC Wimbledon con Palladino con le mani diretto per Budino, attenzione al contropiede, 3 contro 3, Paoloni dentro la palla per Luccaro, ancora Luccaro, palla dietro per Paolone, deviata da Cafiero, si sarebbe zaccata quasi sicuramente la palla alle spalle del Sid, soffre un poco ora la C Wimbledon, Salatiello, palla è buona, tesa, poi prova! Ci ha provato Borrelli col di controbalzo d'esterno, un tiro fantastico. Lancia Luca ora, attenzione, c'è Righi, Righi, ancora lui, Righi, Righi, ancora c'è Pallone che salva praticamente sulla linea, anzi no, salva porta sguarnita. C'è Cafiero, c'è vicino, la dogana ha ignorato. Budino, riceve palla? Contrastato bene da Di Maria, poi Posca stoppa malissimo, attenzione a Luccaro, allunga la falcata, palla dentro per Paloni che prova a giocarla, poi Cafiero gioca con troppa calma, non mette fuori la squadra del Sid, ora palla per Di Maria e angolo, paratona del Sid, un'altra parata da mettere al referto per il Sid. Palla dentro per Sabatino, deviata, ancora angolo. Atiello di nuovo per Sabatino, ancora Cafiero sulla linea, ancora angolo. Vediamo se è lo stesso schema, tre angoli tutti e tre che hanno per protagonista Sabatino, poi Cuccaro, prova a puntare Paoloni, ancora Cuccaro. Cuccaro gioca per Righi. E poi Sabatino deve mettere il calcio d'angolo in affanno la difesa Carlo. Dei Capros quando subiscono contropiede, quasi sempre tra l'altro, perché quando sale Sabatino pochi di loro riescono a recuperare, ma soprattutto pochi di loro hanno le doti tecniche difensive. Palla Righi, anticipato da Sabatino che si arrabbia con i suoi, ancora Palladino dentro, palla per Budino che fa fallo. Attenzione a Di Maria, gioca male però recupera il pallone, Paolone dentro per Salatiello, palla troppo larga, quindi fuori, si ricomincia dal fondo. Cuccaro lungo a cercare ancora Righi e Borrelli fa buona guardia, ora Paoloni, palla sbagliata perché Budino non può nulla, soprattutto perché c'è la copertura di Borrelli, ora Cafiero molto male, di nuovo Borrelli con le mani a cercare Salatiello probabilmente, con Palladino che mette fuori, guadagna metri però la squadra dei Capros, ultimo uomo è proprio Sabatino, attenzione che c'è Righi, da solo praticamente subisce fallo forse, Cafiero, non è fallo, anzi sì, è fallo, calcione di Luccaro ai danni di Marsh, ora Cuccaro con tutta la calma di questo mondo
Ride anche? Cappello alla Gauccio per lui. Ora Palladino, lancio lungo. Sabatino. Buona soluzione centrale di Borrelli per Luccaro. Ancora palloni, palla sul sinistro. Allarga, si era proposto Di Maria. Attenzione a Cafiro. Poi Salatiello. Palla per Paoloni, poi Bosca con una mossa di Muay Thai. Ancora Palladino, subisce un calcio. Ancora Palladino. C'è fallo ai danni della Iena. Veloce. Sulla palla c'è sia Palladino che Righi. Palla già battuta, Palladino che prova a tirare. Siamo avvicinati alla soluzione punizione, che c'era arma letale Righi sul pallone. Aspettiamo una magia delle sue. Ora attenzione a Sabatino che allarga per Di Maria. A un po' di campo, prova a saltare Cafiero, deve ritornare indietro però. Palla a Salatiello, ancora Di Maria, torna indietro la squadra di Capros. Con Di Maria che gioca addirittura a parlato. Squadra che ora si dispone per il meglio con Sabatino che è difensore centrale, porta palla, attenzione palla a Righi. Righi prova ad incrociare, c'è parlato che fa buona guardia, poi di nuovo Palladino. Palla deviata, c'è angolo. Andrà Marsh Cafiero sul pallone. Col suo sinistro c'è Righi sul secondo palo che chiama palla, palla alla sua terra, brutta questa soluzione. Ora Luccaro, palla toccata in fallo laterale. Sì, quindi fallo laterale per il Wimbledon con Palladino che gioca con Buddino, ma ancora c'è fallo. C'è fallo di Buddino su Salatiello, anzi no, su Borrelli. Lungo Sabatino, lungo e alto. Palla che finisce sul fondo, cambio per la C Wimbledon, entra Bergaldi, esce Posca, ritorna la muraglia difesa perché centralmente torna Righi, quindi esce Posca. Attenzione a Borrelli che tiene palla, palla buona per Di Maria, traversa, mamma mia che numero di Di Maria, è angolo, è fondo, è fondo, è fondo. Cuccaro battuto praticamente, ma traversa che trema ancora, fendente di Di Maria. Ora Righi lancia lungo, perfetto il lancio, perfetto anche l'aggancio di Buddino. Attenzione a Buddino, prova ad andare via Sabatino che mette palla fuori. Ancora Palladino dentro per Buddino, ancora laterale, si muove Cafiero. Sabatino, attenzione a Righi, ancora lui lancia fuori, alleggerisce. Ora Paloni dentro, anzi no, era Di Maria per Paloni, per Luccaro in orizzontale, la manovra offensiva dei Capros. Ora movimento di Paloni, anticipa tutti Palladino, ancora Buddino, poi Sabatino deve mettere palla avanti, Righi di testa e recupera palla la Dogana. Attenzione al 3 contro 3 la Dogana, all'ultimo parlato, allunga in calcio d'angolo. Quindi ora andrà Marsh ancora. La sotterra ancora Bergaldi. Palladino può tentare al volo. Ancora Palladino. Vediamo cosa combina la difesa dei Capros. Ora Paloni. Porta lui palla ancora. Gioca centrale per Salatiello. Buona l'imbucata. Palla dentro Luccaro. Si divora un gol. E ora attenzione al contropiede. Cuccaro parte palla a piede. Cuccaro scodella. Palla imprecisa. Ora attenzione, le squadre sono lunghissime con Salatiello che gestisce palla, concedendo palla a Borrelli che fa numero. Attenzione però perché Palladino ha bloccato l'offensiva. C'è Palloni, palla sul sinistro, allarga bene per Luccaro, triangolo che non si chiude. Jerome, palla per Bergaldi, c'è Sabatino che tiene palla in campo, palla sul fondo però. Fondo veloce. La Dogana.
Finta di lato cane e fa fuori i palloni. Attenzione a Budino. Si è girato. Tocco e tiro. Palla sul fondo. Bergaldi! Palla di poco al lato. Si è divorato anche il Remida. Ora Palladino anticipa tutti. Palla lunga e forte per Budino. Laterale Capros. Attenzione a palloni che guadagna un po' di campo. Marcato da due. Elude tutte le marcature pallone. Attenzione ora a Palladino che scarica per la dogana. Probabilmente ci sarebbe arrivato. Salatiello dentro per palloni. Poi ancora Salatiello. Scodella per nessuno. Palla sul fondo. Quindi Cuccaro ora con i piedi per Bergaldi. Lancio lungo di Bergaldi per nessuno, anzi era per Righi. Cambia ancora posizione Andrea Righi. Attenzione a Righi che carica il destro. Scodellata dentro di Ladogana, perfetta per Cafiero. Di faccia però di Maria che va via, due di Maria ancora. Poi palloni, attenzione alla palla a Righi. Non ci pensa due volte il bomber a calciare. Attenzione poi a Borrelli che in velocità prova ad andare via a Palladino e Cafiero contemporaneamente. Poi c'è Budino, scarica dentro per Righi, ancora Righi, il tanker recupera palla difesa, attenzione a Borrelli, 3 contro 1, sbagliato l'appoggio di Borrelli però Bergaldi sulla linea di fondo fa un dribbling a Salatiello, riparte subito, quindi situazione di 4 contro 2, palla per Righi, dentro per Cafiero, ha segnato Marcia, assistito da Righi, ma contropiede che parte dalla magia di Bergaldi sulla linea di fondo. Numero di Bergaldi che ha innescato Budino, poi Budino dentro per Righi, Righi altruista, gioca per Cafiero e Cafiero non può sbagliare. Con tutta la cattiveria di questo mondo ha provato a tirare Sabatino, Paoloni, perde palla, c'è Budino ancora, Budino, Sabatino ancora, allarga troppo lungo il pallone. Per pallone, quindi la dogana, chiede palla a Righi che è vicino, ancora Cafiero, ispiratissimo. Perde il possesso però, palloni, dentro per Di Maria, Bergaldi di testa, ancora Di Maria, palla sul sinistro, ancora Sabatino, dentro per Smello, Cuccaro, si butta da una parte ma allunga i piedini, è il Sid. Attenzione a Borrelli. Palla buona, Cuccaro mette a terra, attenzione, è partito il Sid, velocissimo, il Sid allunga la falcata, Luccaro controlla, c'è fallo. C'è giallo per Cuccaro. Giallo per Cuccaro. Offese al signore di gara. Ora Palladino guadagna un tempo di gioco. Poi palla per Righi, stop! Prova a spaccare la porta al bomber. Palla sul fondo. Ricordiamo il risultato è di 4 a 1 dopo il gol di Marsh. Budino recupera palla. Le finte. Budino! Ha segnato Budda! 5 a 1! Ma che gol di Budino! È tornato, eh! È tornato! Un 2018 carico di meraviglia per Budino. Due gol per lui. Ora Di Maria a giro, palla alta. Tanto stavamo registrando, io non me ne ero accorto, stavo riprendendo a terra. Ci sono qui Tortora, Cimino, Donatoni, ragazzi dell'Arganzuela che hanno spaccato i Galacticos per 10 a 2. Attenzione a Righi. Elastico, poi va via ancora. C'è Di Maria che si allunga. Attenzione a Bergaldi ora con le mani. Palla lunga, cercare Budino, poi Luccaro. Attenzione, c'è Cuccaro che calcia malissimo fondo. C'è una rivesta laterale per i Capros con Borrelli.
che andrà con le mani a cercare Paoloni, che di testa, cioè di petto, controlla, scambia ancora col Borrelli, ancora Paoloni, mezza a due, vediamo cosa si inventa. Paolone, palla dentro, mette fuori, attenzione la palla per Righi, la finta su Luccaro, Budino, c'è lui, ancora Budino per Righi, 6-1, si cercano e si trovano i Bomber. Quindi il Wimbledon, l'Arci Wimbledon, sta per chiudere questa partita con un passivo, quindi a sfavore dei Capros di 5 gol, doppietta di Andrea Righi, assist di Buddha, che a sua volta ha fatto una doppietta, ora Saladiello con tutta calma, Cuccaro lancia lungo, attenzione, ha parlato ora che gioca vicino per Luccaro, Di Maria, che è diventato difensore centrale con l'uscita di Sabatino. Paolone, palla troppo larga, quindi Posca con le mani a cercare Bergaldi, che non trova il controllo, poi Paoloni, Paolone ne fa fuori due, ancora Paolone, Paolone palla sul sinistro, Paolone incrocia di poco al lato, mancano 2 minuti al termine di questo match, quindi ora Jerome con le mani, anzi con i piedi, per la dogana, ancora Jerome, calcia in porta, palla è per Righi, poi Bergaldi, parlato, colpito questa volta, fatto male Paoloni, palla per Budino sul primo palo, anticipa ancora il Buddha, tripletta per lui, Bergaldi ha servito sul primo palo, Budino è il solito Edin Budino Iazzetta, quindi 7-1, partita che si sta incanalando verso la fine. Salatiello calcia potente, centrale, rasoterra, Cuccaro non può desiderare di meglio. Ancora il lancio lungo del Sid, attenzione a Salatiello, 3 contro 2, Budino recupera, ancora Salatiello, palla per Borrelli che carica il destro, Smell deviato, fa un favore a Cuccaro, la toglie dalla disponibilità dello stesso Cuccaro, l'importante è che era fuori. Attenzione a Budino, ancora lui, Budino per nessuno, c'è calcio d'angolo, andrà di nuovo Cafiero che quest'oggi ha, che hai detto? Che quest'oggi ha battuto tutti i calci d'angolo, colpisce il palo, poi prato di sinistro esterno, una cosa inguardabile, finisce la partita, l'AC Wimbledon vince per 7-1. Difficile trovare migliore in campo, probabilmente il Buddha ne fa 3 assist, c'è poco da dire, arrivederci dall'Avion. E quindi siamo qui al termine della partita, ha visto vincitori i ragazzi del Sid qui presente, siamo qui con Andrea Righi e il Sid e Buddha, attore di una tripletta, partita finita 7-1. Allora, innanzitutto partirei dal cambio di posizione del ruolo, perché Righi quest'oggi non ha giocato difensore centrale, bensì punta, e i frutti si sono visti, 2 gol per te, un assist al bacio. Cosa ne pensi di questo cambio? Soprattutto se eri contrario quando il Sid ti ha chiesto di metterti centrale, è spostato Bergaldi, una mossa davvero allenatore. Qual è stata? Diciamo che loro avevano 3 brevi linee in fase d'attacco, io c'entravo poco in mezzo a loro. Quindi, Bergaldi era la mossa da fare, giustamente. Quindi non fisicità ma tanta rapidità. Baricentro basso, Bergaldi, può giocare dovunque, anche porta. Invece in fase offensiva c'era bisogno di qualcuno che tenesse bene posizione, che dava una mano al Buddha qui dietro di me, che ha fatto 3 gol, partita che il primo tempo peccato. Non hai giocato benissimo, il primo tempo hai giocato benissimo, il secondo tempo invece sei tornato il solito Edin del nostro torneo, un cosa... tempo lo do avanti agli avversari, perché se no quindi un tempo di vantaggio per gli avversari, ho iniziato a fare il torneo, poi se no ero cavolo, se permettete inquadrerei il Sid, allora di una partita anonima fino al paratone. Ragazzi, questo Wimbledon in Champions darà filo da torcere a tutte quante, statevi attenti, saremo la mina vagante, ragazzi. Quindi seguiremo gli sviluppi del Wimbledon in Champions, facciamo un grande saluto al Bomber Righi, a Buddha e al Sid. Forza, ciao ragazzi, ciao.